Radio Bruno 10:25, vi avevamo annunciato in apertura la possibilità di fare un'intervista a un ospite speciale. Noi siamo pronti a questo punto. Esatto, col professore Giuseppe De Donno, il primario della pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a voi. Buongiorno. In modo comprensibile, la plasmaterapia che cos'è? La plasmaterapia in questo momento è l'unica terapia specifica contro il coronavirus. Ve la spiego con semplici parole. I pazienti guariti da polmonite da coronavirus, cioè quelli che avevano il tampone positivo che si è negativizzato e soprattutto con due tamponi negativi che certifichino la certa guarigione, vengono sottoposti a una donazione spontaneamente, cioè non quindi una donazione forzata, di 600 millilitri di plasma. Il plasma è un derivato, cioè è un emocomponente, perché il sangue è composto da plasma e da parte corpuscolata. Noi la parte corpuscolata, quindi i globuli rossi, le piastrine, i globuli bianchi, li ritorniamo al donatore, è la parte nobile del sangue che restituiamo al donatore, non va persa. Tratteniamo solamente il plasma, cioè il sovranatante, la parte gialla, diciamo, del sangue, la parte liquida gialla. E questa è ricca di anticorpi e soprattutto è ricca di quegli anticorpi che i pazienti guariti hanno sviluppato nei confronti del coronavirus, è quella che noi chiamiamo generalmente immunità acquisita dopo infezione. Ecco, questi anticorpi insieme al plasma vengono inoculati nei pazienti ammalati con gravi forme di insufficienza respiratoria, prevalentemente ricoverate nella mia terapia intensiva respiratoria. Ecco, quanti pazienti avete trattato e quali effetti collaterali, se ci sono? Allora, noi abbiamo, il protocollo prevedeva l'arruolamento di 48 pazienti, e la prima fase di arruolamento, che non avessero una storia di insufficienza respiratoria maggiore di 10 giorni, che non vuol dire storia di malattia, perché questi pazienti hanno storie di malattia anche molto molto più lunghe, però di insufficienza respiratoria, e un'insufficienza respiratoria che doveva essere grave, cioè con l'indicazione alla ventilazione meccanica. Di questi 48 pazienti vanno aggiunti quelli che abbiamo trattato fuori protocollo con l'autorizzazione del comitato etico, per cui insomma abbiamo trattato un buon numero di pazienti e tutt'oggi abbiamo due trattamenti in corso autorizzati dal comitato etico noi a Mantova e presumo che altri ne abbiano i colleghi di Pavia. Noi come città siamo, come la città di Mantova, il nostro ospedale comunque è stato quello che ha arruolato il maggior numero di pazienti nell'ambito di questo protocollo. E ecco. Funziona? Funziona nel senso che il nostro obiettivo principale della sperimentazione era vedere la mortalità di questi pazienti. Voi sapete che purtroppo le polmoniti gravi da coronavirus, cioè quelle che sono complicate da insufficienza respiratoria, hanno una mortalità elevata. Nella nostra sperimentazione di fase 1 noi non abbiamo avuto un decesso, quindi abbiamo veramente in questi 48 morto. Pazienti arruolati con tutti i criteri del protocollo non abbiamo osservato un decesso. Mi pare di capire ci siano anche meno effetti collaterali con la plasmaterapia rispetto ai farmaci che sono attualmente in sperimentazione, quello contro l'artrite reumatoide, eccetera. Io leggo delle corbellerie in mani sulla plasmaterapia. Oggi ho letto addirittura che per produrla ci vogliono indaginosi procedimenti, per selezionare i donatori ci vogliono indaginosi meccanismi ed è una terapia costosa. Se voi me lo permettete io rispondo a queste osservazioni. Noi non abbiamo avuto un effetto collaterale, non abbiamo avuto una reazione avversa, a nessuno dopo la trasfusione è arrivata la febbre, tutti gli indici di infiammazione si sono ridotti drasticamente. Gli score dei sintomi sono migliorati in tutti e 48 i pazienti e tutti i 48 pazienti sono a casa loro con le loro famiglie in questo momento. Detto questo, posso spendere due parole anche sui costi della plasmaterapia. Tenuto conto di tutti i costi che noi andiamo a rielaborare, quindi il costo della sacca di vinile, il costo del personale, il costo delle macchine, il costo dei reagenti, ogni sacca da 600 millilitri costa 164 euro. Pochissimo. Vuol dire che una sacca da 300 millilitri, che è la dose paziente, costa 82 euro, quasi quanto gli integratori che spendiamo quando andiamo in palestra. Cioè,
se 80 euro sono tanti per salvare una vita, io forse non ho capito nulla della medicina. No, in effetti, è un concetto di costosità davvero discutibile. Senta, dottore, allora il successo di questa terapia inevitabilmente poi varca i confini non solo di Mantova, non solo dell'Italia, ma diventa una questione internazionale, pare di capire, no? Assolutamente sì, non vi dico tutti i contatti che sono arrivati al nostro centro e personalmente anche a me. E ieri per ultimo il console del Messico ci ha contattato, a me, il professor Franchini, che è il mio ematologo di riferimento. Anche l'ONU, vero? Anche l'ONU, gli Stati Uniti, il consigliere del ministro per la salute americano, insomma, moltissime università, abbiamo ricevuto tantissime proposte di lavoro in centri di ricerca stranieri. Purtroppo ecco, non se ne vada, no, resti con noi. Nemo profeta in patria, dicevano i latini, no? Nessuno lo è profeta sempre, nella propria lo patria. Lo dico sempre anch'io, guardi, perché ogni volta che mi telefona qualche ente straniero, sì, o qualche console straniero, e non sento mai il mio Istituto Superiore di Sanità o non sento mai il mio ministro della salute, e capisce che sono grandi dolori per un ricercatore che fa innanzitutto il medico ospedaliero e che si è speso in prima fila durante la pandemia andando a lavorare di notte anche in pronto soccorso. Le posso fare una domanda personale? Sentendosi del ruolo da primario, certo che può. È un po' difficile, immagino, dirla con grandissima sincerità. Ecco, ma quando lei non sente la chiamata del suo superiore, diciamo, a livello nazionale, e invece sente tutta questa esagerazione di contatti esterni dall'estero più che altro, che tipo di sensazione, che tipo di riflessione le viene di fare? Guardi, quando mi ha telefonato l'alto funzionario dell'ONU ho pianto, devo essere sincero, dalla commozione. E finita la telefonata ho un grande senso di amarezza, perché effettivamente questa è una chance che noi stiamo dando al nostro paese. E lo dico a prescindere dal risultato finale, sa, perché magari questa sperimentazione poi dimostrerà che io mi sto sbagliando e sarò il primo a venire davanti agli italiani a dire: ragazzi, ho preso una cantonata. Però proviamoci, lei dice. Ma non credo che sia così. Però di fronte a una pandemia di questo tipo, dove noi pensiamo di avere in mano una strategia terapeutica che può cambiare la sorte di questa pandemia e soprattutto può cambiare la sorte dei pazienti che noi stiamo trattando, capisce che un po' di amarezza ti rimane. Brevemente, perché secondo lei ci sono tante polemiche in ambito nazionale da parte di qualche illustre virologo, insomma, che ha detto anche addirittura che il sangue non è sicuro? Guardi, questa per me è la cosa più grave, è una delle cose che mi hanno fatto più male, ecco, in tutta questa vicenda, perché mettere in dubbio la rete trasfusionale italiana, mettere in dubbio che il plasma possa essere insicuro, addirittura trasmettere malattie, mette una grande ombra rispetto al nostro sistema trasfusionale, che è uno dei sistemi più sicuri del mondo. Grazie. È una cosa inaccettabile questa, è una cosa inaccettabile che il presidente di AVIS nazionale non sia intervenuto contro queste dichiarazioni, ma si è intervenuto invece mettendo in dubbio i risultati della nostra sperimentazione, che è una sperimentazione condotta con grandissima serietà, con criteri di arruolamento molto specifici e molto stringenti, e che mi sono permesso addirittura di pubblicare sulla mia pagina Facebook proprio per dirimere ogni dubbio. Grazie. Dottor De Donno, lei ha tutto il nostro supporto, ha tutto il nostro incoraggiamento, come diremo noi, tenga botta, mi raccomando, non ci molli un millimetro, vada avanti con la speranza che anche, diciamo, ai piani alti finalmente si degnino di darle un pochino di ascolto, un po' di attenzione. Grazie, grazie al dottor Giuseppe De Donno, primario della pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, è il caso di dirlo una volta in più, buon lavoro, grazie, a presto. Buona giornata.